Ed ora spostiamoci ad Arzachena per un episodio di violenza sessuale per il quale restano in carcere i presunti autori. Gravi indizi di colpevolezza e un reale pericolo di fuga sono questi i motivi per i quali la GIP del Tribunale di Tempio Pausania, Marcella Pinna, ha convalidato oggi il fermo e deciso la misura cautelare in carcere per i due cittadini tunisini senza fissa dimora, rispettivamente di 31 anni e di 26 anni, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza di 19 anni. I due erano stati fermati il 7 novembre scorso dai carabinieri di Arzachena dopo che la giovane aveva sporto denuncia e grazie ad alcune foto segnaletiche li aveva identificati. Un uomo di 70 anni è stato ferito da un colpo di fucile all'addome durante una battuta di caccia questa mattina a Scanno di Montiferro, nell'Oristanese. L'elisoccorso lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Sassari, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto in località Sarodamanna. L'uomo è stato raggiunto da una fucilata all'addome durante una battuta di caccia grossa, sparata presumibilmente per errore da un altro cacciatore. La sanità oristanese è sempre più in difficoltà. La cronica carenza di medici costringe alla riduzione drastica di servizi. Rischia la chiusura la guardia medica. Il sindaco di Oristano non ci sta e scrive al presidente della regione, Andrea Azzori. La chiusura a singhiozzo della Guardia Medico di Oristano deve cessare. Il servizio è essenziale e deve essere assicurato con continuità. Oristano non può farne a meno. Lo afferma il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, che ha inviato una comunicazione al presidente della regione, Cristian Solinas, all'assessore alla sanità, Carlo Dori, e al direttore generale dell'ASL di Oristano, Angelo Serusi, per sollecitare la soluzione del problema. Nelle ultime settimane sono pervenute numerose segnalazioni riguardanti la chiusura del servizio di guardia medico a Oristano. Purtroppo, anche in questi giorni, l'assenza dei medici ne pregiudica l'apertura e questo desta particolare allarme, ancor più in un momento in cui l'insufficienza dei medici in servizio limita la funzionalità e l'efficienza del servizio sanitario nel territorio, scrive Sanna. La guardia medica è un servizio essenziale a garanzia della salute dei cittadini, di cui una città come Oristano, capoluogo di provincia e punto di riferimento per numerosi paesi del circondario, non può fare a meno. L'argomento negli ultimi mesi è stato al centro di numerose interlocuzioni con la Direzione Generale della ASL. Proprio in considerazione dell'importanza del servizio e delle numerose lamentele da parte dei cittadini, prosegue il sindaco, nonostante l'indiscusso impegno del direttore generale, purtroppo a oggi il servizio continua a non essere prestato con la necessaria continuità. Manifesto viva preoccupazione per la chiusura di questo presidio sanitario essenziale, conclude il sindaco. Quale autorità sanitaria della città, responsabile della salute pubblica dei cittadini, sollecito un impegno immediato per la riapertura della guardia medica anche al fine di evitare il sovraffollamento del pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Andiamo a Sassari per il sit-in dei sindacati della sanità questa mattina di fronte alla sede della ASL per chiedere l'applicazione del contratto in ordine alle materie incentivanti e di crescita e sviluppo professionale. Vediamo il servizio. Restano tesi a Sassari i rapporti fra la ASL e i sigli sindacali della sanità, che definendo grave ed inaccettabile la condizione con la quale l'azienda sta conducendo le relazioni sindacali, hanno convocato lavoratrici e lavoratori per un sit-in di fronte alla sede centrale ASL in via Cattarocchino, per chiedere una volta per tutte l'applicazione del contratto in ordine alle materie incentivanti di crescita e di sviluppo professionale. Allora, i sindacati lamentano che da un anno a questa parte, purtroppo in questa azienda, le relazioni sindacali sono pressoché, diciamo così, inconcludenti. Poiché l'azienda è molto ritardataria sugli adempimenti appunto legati alla contrattazione, su alcuni istituti contrattuali molto importanti che prevedono appunto le carriere e anche gli incentivi. Per cui oggi abbiamo deciso di manifestare e protestare contro questi ritardi affinché l'azienda in qualche misura risponda a quelle che sono le istanze di tutte le organizzazioni sindacali, comprese le RSU. Ma stiamo parlando di circa 2.000 dipendenti del comparto, 2.000 dipendenti che giustamente chiedono che gli venga appunto riconosciuto le condizioni contrattuali previste dal nuovo contratto. Sassari è la Cenerentola della sanità in Sardegna per quanto riguarda le applicazioni contrattuali. Mentre tutte le aziende hanno fatto varie stabilizzazioni, Sassari le stabilizzazioni le fa col contagocce, fa le graduatorie e lascia fuori dalla graduatoria metà delle persone.
mentre tutti gli altri stabilizzano tutti. In realtà proprio la ASL nelle ultime ore ha mostrato dei piccoli segni di apertura, così che restano in piedi le speranze per una ripresa corretta dei rapporti con i sindacati. Le sigle confederali UIL e CGIL stanno organizzando una grande mobilitazione a partire dal prossimo 17 novembre contro la nuova manovra del bilancio del governo per il 2024 che prevede il taglio delle pensioni, i servizi di Tatiana Picciau di UTG. Risorse insufficienti per le famiglie, misure che aumentano le disuguaglianze tra cittadini e penalizzano i giovani. Queste le preoccupazioni della UIL Pensionati Sardegna, che si prepara alla grande mobilitazione programmata dai sindacati a partire dal prossimo 17 novembre contro la nuova manovra di bilancio del governo per il 2024 che prevede il taglio delle pensioni. La manovra contiene tanti provvedimenti sbagliati, secondo le sigle confederali UIL e CGIL, che stanno organizzando una serie di scioperi e manifestazioni in tutto il territorio nazionale. Lo scopo è di contrastare un disegno di legge di bilancio che, secondo i sindacati, non ferma il drammatico impoverimento dei lavoratori e pensionati e non costruisce un futuro di sviluppo. È una manovra che non sembra cogliere le tante emergenze del paese e non contrasta adeguatamente le vecchie e nuove disuguaglianze. La lotta all'evasione fiscale, priorità d'emergenza del nostro paese, resta solo accennata. Dopo i 14 condoni in un anno, l'approccio sembra rimanere quello di un fisco forte con i deboli e remissivo con i forti. Non c'è nessun superamento della legge Fornero sulle pensioni, ma anzi addirittura viene previsto un inasprimento delle condizioni di accesso. Quota 103, opzione donna, APE sociale sono riproposte con requisiti e penalizzazioni ancora più stringenti. Mentre per i giovani che andranno in pensione con il sistema contributivo puro si prospettano precarietà e uscita dopo i 70 anni. Non vediamo provvedimenti per contrastare la precarietà e non c'è nulla per combattere la piaga dei morti sul lavoro. Non intravediamo alcun rilancio per il futuro della sanità pubblica, anzi la manovra elargisce le gali alle aziende private del settore sanitario. Buco nell'acqua per i collegamenti marittimi con Carloforte e la Maddalena, deserta anche l'ultima procedura pubblica varata dalla Regione Sardegna lo scorso agosto. Stefania Costa. Nuovo fallimento nelle procedure pubbliche per i collegamenti con le isole minori. È un buco nell'acqua la gara indetta lo scorso agosto, suddivisa in due lotti per l'aggiudicazione del servizio pubblico di trasporto marittimo con la Maddalena e San Pietro, ovvero da e per Carloforte e Calassetta, per la durata di 6 anni e per un importo di circa 114 milioni di euro. Per le linee in capo in questo momento a Delcomar e alla controllata Ensamar, oggetto di proroghe valide fino alla fine dell'anno, non sono arrivate offerte. A nulla è valso il confronto tra la Regione Sardegna dopo il fallimento della gara precedente con Arte e Assarmatori. Neanche la rimodulazione delle richieste inserite nel nuovo decreto in cui la Regione fissava la definizione del servizio pubblico e il quadro tariffario per le due linee sono bastati a incentivare le compagnie. Il nuovo bando, ritenuto da Cagliari valido ed equilibrato, con rispetto dei principi regolatori previsti dall'Arte, l'osservanza delle regole di trasparenza e la giusta remuneratività per gli operatori interessati, non ha portato al risultato sperato.